e la repressione in Turchia, il tema al centro della terza edizione di Voci Scomode, appuntamento annuale, gratuito e aperto al pubblico, promosso dal Caffè dei giornalisti in favore della libertà di stampa nel mondo. Visto che comunque la situazione della Turchia, soprattutto dopo il fallito golpe del 15 luglio, è precipitata, perché ci sono giornalisti locali incarcerati, perseguitati, ci sono delle testate, tantissime testate sono chiuse, perché ci sono, questo dati ANSA Med di settembre, 155 giornalisti in carcere. Ci sembrava che comunque l'appuntamento di quest'anno fosse doveroso dedicarlo alla Turchia. Voci Scomode si conferma ancora una volta un appuntamento importante per far arrivare appunto delle voci che altrimenti non avrebbero spazi per esprimersi. In particolare in questa edizione cercheremo di indagare su un tema che è di attualità ma di assoluta importanza per l'Europa, ovvero il rapporto che noi abbiamo con un paese come la Turchia, con cui da anni ci sono dei negoziati per farlo entrare nell'Unione Europea, ma che in questo momento sta giocando un ruolo importantissimo nello scenario geopolitico in un contesto che è molto caldo, sia da un punto di vista geopolitico che da un punto di vista degli scontri che sono attualmente in atto e che coinvolgono il grande spauracchio dei nostri tempi, che è l'ISIS. Un evento diviso tra l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Torino e il Circolo della Stampa presso Palazzo Ceriana Meineri di Torino. Due luoghi simbolo di incontro, formazione e informazione, di libertà. Abbiamo iniziato stamattina con una parte seminariale dedicata agli studenti, grazie all'Università di Torino che ci ha ospitati in Aula Magna, quindi abbiamo approfondito un po' la situazione del paese, abbiamo già parlato agli studenti di comunicazione di libertà di stampa, e questa sera invece ci sarà la tavola rotonda con altri giornalisti altrettanto importanti, quindi giornalisti della Maison des Journalistes che ogni anno ci vengono a trovare, e in più anche Marta Ottaviani, corrispondente della stampa di Avvenire, e Lucia Goracci, che insomma noi tutti conosciamo della RAI, di Rai News 24. Darlene Cottier, direttrice della Maison des Journalistes di Parigi, il giornalista siriano Saker Edris, il giornalista curdo iracheno Algurd Samad, entrambi rifugiati presso la Maison des Journalistes di Parigi. Poi Rosita Di Peri, docente di politiche, istituzioni e culture del Medio Oriente, l'opinionista di Panorama ed esperto di diplomazia culturale Sherif El Sebaie, e tanti tanti altri. Per conoscere meglio la questione turca e per ricordarci che la libertà di stampa e di opinione non sono diritti definitivamente acquisiti. L'idea è di offrire una panoramica su quello che sta succedendo oggi in Turchia, non soltanto sulle questioni relative alla libertà di informazione, che sono l'oggetto specifico di questa iniziativa, ma anche più in generale a che cosa sta capitando a livello politico. Noi sappiamo che la situazione turca è una situazione complessa, specialmente dopo il colpo di Stato di luglio, e l'idea è quella un po' di riflettere sulle trasformazioni politiche di questo che è stato considerato a lungo come un modello anche da imitare per altri paesi del Medio Oriente in senso lato, e che invece oggi sta diventando un paese a cui invece non guardare per la continua violazione in particolare della libertà di stampa, ma anche di altri diritti. Abbiamo visto cosa è successo dopo il colpo di Stato e che cosa Erdogan ha proposto in termini di purghe, epurazioni, arresti indiscriminati. Quindi l'idea è di riflettere su tutte queste tematiche con la volontà di non fornire un'informazione superficiale e stereotipata. La Turchia ovviamente oggi non gode di una situazione molto brillante, molto positiva dal punto di vista della libertà di stampa, ma non soltanto, anche la libertà politica, l'espressione. E sono, per dare qualche numero, sono circa 125 giornalisti in carcere attualmente,
dal tentativo di colpo di Stato del 15 luglio fino ad oggi hanno perso il lavoro circa 6.000 giornalisti. Diverse agenzie di notizia, quotidiani nazionali, riviste oppure canali radiofonici non possono più trasmettere. Ad alcuni sono stati confiscati anche i beni materiali, quindi gli apparecchi tecnologici. E quindi spesso volentieri i giornalisti sono accusati di promuovere la propaganda di un'organizzazione terroristica oppure di aver contribuito alla realizzazione del colpo di Stato, del tentativo di colpo di Stato. E senz'altro il paese vivendo sotto lo stato di emergenza le cose diventano sempre più complesse. Però bisogna fare una precisazione: nonostante lo stato di emergenza, la Turchia vive una situazione del genere da parecchi anni. Solo nel 2008 erano 60 giornalisti in carcere, 600 studenti universitari e parecchi professori, sindaci sono entrati dentro con i processi di Ergenekon, Bagliose o Dativi, poi sono usciti fuori. Quindi vive in una situazione in cui si governa con la paura, la gente è terrorizzata, e più di 90.000 impiegati statali hanno perso il lavoro, circa 25.000 persone in questi 6 mesi sono entrate in carcere. Gli studenti preparati fanno i cittadini informati. Noi abbiamo fatto questo accordo 3 anni fa con il Caffè dei giornalisti, come Dipartimento di Studi Politici, come corso di laurea in comunicazione pubblica e politica, perché noi formiamo dei comunicatori che non sono solo dei comunicatori che sanno usare i dispositivi, ma sanno anche trattare i contenuti. Mi sembra che la libertà di stampa e di espressione sia una cifra fondante nella formazione di chi studia comunicazione e di chi fa comunicazione, e quindi è importante che questo mix che avvenga, perché gli studenti di oggi saranno probabilmente i comunicatori di domani, e la loro capacità di raccontare i problemi, di raccontarli nella giusta, di metterli nella giusta cornice, farà la differenza. Noi crediamo questo. Io personalmente credo che sia una responsabilità proprio dell'essere umano oggi parlare oppure mettere in atto qualsiasi azione contro le ingiustizie e soprattutto creare una solidarietà internazionale, perché abbiamo capito che i giovani, secondo me, è l'unica speranza che possa cambiare magari almeno il futuro, perché secondo me ci dobbiamo sentire responsabili di ogni cosa che accade nel mondo, soprattutto i paesi che hanno una idea di portare la democrazia in altre parti del mondo. Dobbiamo lavorare insieme, collaborare insieme, discutere, però non stare zitti. C'est très important de rester vigilant sur ces questions-là, parce que la liberté d'expression, la liberté de la presse reste fragile. Voilà, donc ça, s'il y a un message à faire passer, c'est celui-là. Donc il faut quand même garder ses acquis précieusement et de veiller à ce que, voilà, à ce qu'il n'y ait pas de dérive au niveau de la société française, au niveau de la société italienne aussi, en matière de liberté d'expression, de liberté de la presse. L'Europa purtroppo non ha una politica estera comune, questo l'abbiamo visto in più occasioni, in più contesti, ed è questo che è all'origine della sua debolezza nei negoziati con la Turchia. Di certo quello che si può fare a livello di pubblica opinione è quello di sensibilizzare, di quello di far conoscere le dinamiche che sono in atto, in modo tale da permettere anche all'elettorato di esprimere un voto consapevole sulle posizioni che dovrebbero assumere poi i governanti nel rapporto con i protagonisti da quella parte del mondo. Sostanzialmente in questo momento in Turchia c'è una stampa di regime, i quotidiani rimasti più o meno liberi sono appena 3, ed è molto grave, perché poi impedisce anche all'opinione pubblica, che già sta vivendo uno stato di emergenza in vigore dal 20 luglio scorso, di farsi un'opinione oggettiva e reale su quello che sta succedendo non solo nel paese ma anche fuori.
La Turchia è un paese estremamente complesso e difficile da spiegare nella pratica giornalistica, bisogna molto spesso ricorrere a delle semplificazioni che certo non aiutano. Nel caso particolare italiano il mio auspicio è che si faccia proprio lo sforzo di comprendere paesi così nevralgici, non solo la Turchia ma anche tanti altri paesi nel Mediterraneo, senza pensare, come dire, alla politica del proprio catino, quindi insomma allargando la prospettiva e cercando di capire che nel mondo globalizzato le realtà nazionali contano solo fino a un certo punto. La Turchia, che viene spesso identificata con Istanbul, e chiaramente non lo è comunque presente nell'immaginario della collettività, dell'opinione pubblica italiana. I giorni del dopogolpe furono giorni in cui l'Italia seguì molto. Poi è chiaro, purtroppo l'informazione in Italia, soprattutto l'informazione sugli esteri, ha un po' un andamento da fiume carsico. Quando l'emergenza si spegne, anche l'attenzione inizia a scemare, inizia a venire meno, e invece appunto occasioni come questa, per esempio, di raccogliere la città di Torino intorno a una riflessione di questo tipo, hanno una grande risposta di pubblico, per cui la sensibilità degli italiani c'è, a volte è proprio minore la sensibilità di chi decide l'impaginazione dei giornali, insomma. I prossimi appuntamenti, allora, io ho un sogno nel cassetto che è un po' di tempo che rimando, ma quest'anno secondo me dovremmo farcela, che è un appuntamento dedicato alla Tunisia. Io vorrei comunque parlare di libertà di stampa e anche però creare un momento un pochino più vivace, magari in primavera, quindi si parla di libertà di stampa tunisina, ma poi si mangia tunisino, si ascolta musica tunisina e si fa magari una festa prima dell'estate. Questo è il sogno dell'agenda del Caffè dei Giornalisti.